Grazie ai giornalisti che sono qui, alle persone che sono intervenute per ascoltarci e anche a coloro che ci stanno seguendo dalla diretta web della Camera. Io sono Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, e oggi sono qui perché abbiamo deciso di ospitare questa conferenza stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, che è dedicata alla presentazione di un dossier che appunto riguarda processi di commistione fra le attività delle Forze Armate e le attività didattiche di molte scuole italiane. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ospitare questa conferenza stampa, che prende le mosse, poi verrà spiegata, anche da un appello molto nutrito di intellettuali importanti, di attivisti, pacifisti e docenti italiani, perché anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo preoccupati per quello che via via, durante le settimane, i mesi, ormai forse anche alcuni anni, vediamo accadere in singole situazioni nelle scuole italiane. Viene avanti l'idea che si possano mettere in campo attività di alternanza scuola-lavoro che prevedono la presenza di ragazzi e studenti all'interno delle basi militari. Abbiamo con diverse interrogazioni anche sottolineato queste vicende sia in Sardegna sia nel Lazio, dove alcuni ragazzi impegnati nei percorsi professionali sono impiegati, diciamo, in attività di alternanza addirittura dentro una fabbrica che produce materiale bellico e dove c'è materiale esplosivo. E poi ci sono tanti altri casi in cui sostanzialmente viene minata la funzione pienamente democratica e pacifista della scuola. Perché dico questo? È proprio l'ultima cosa che ci tengo a sottolineare. Noi siamo convinti e convinte che sia necessario che la scuola abbia una completa aderenza ai valori costituzionali e soprattutto che promuova una cultura della pace, del pacifismo, della non violenza, del rifiuto dell'idea che le controversie internazionali e fra i popoli si possano risolvere utilizzando le armi e promuovendo guerre. E per questa ragione abbiamo a cuore il fatto che nelle scuole questa sia la cultura che viene proposta ai ragazzi e non ci sia invece l'ingresso di una visione che mette al centro appunto l'esercito, una cultura bellica, l'utilizzo delle armi, un'idea delle relazioni internazionali e del mondo molto diversa da quella che dovremmo difendere. Quindi ora lascio la parola all'Osservatorio che appunto terrà questa conferenza stampa. Grazie a tutti. Grazie onorevole Piccolotti, buongiorno a tutte e tutti. Io sono Michele Lucivero, sono un giornalista, pubblicista e docente e membro del CESP, il Centro Studi per la Scuola Pubblica. Nel maggio del 2022 abbiamo cominciato con un convegno CESP a Napoli. Era l'occasione per riflettere sulla guerra in corso e nel frattempo, mentre organizzavamo il convegno, accorgevamo che c'era una narrazione di guerra anche nelle nostre scuole come docenti. Noi siamo ente formatore per il CESP, ente formatore per i docenti, quindi ci accorgevamo che c'era una militarizzazione della scuola all'interno delle narrazioni e all'interno di operazioni che venivano svolte nella scuola attraverso i PCTO e quant'altro che adesso verrà via via emergendo. Da Napoli abbiamo continuato con convegni a Catania, a Noto, a Palermo, a Grosseto, a Terni, a Bracciano, a Pisa, a Cagliari, a Saronno, ad Altamura in Puglia, Lecce, Molfetta, La Spezia, una serie di convegni in cui abbiamo raccolto testimonianze e sottoscrizioni da parte dei relatori e delle relatrici per continuare con l'operazione dell'Osservatorio, per monitorare tutte le situazioni in cui all'interno della scuola passava una narrazione di guerra. Ecco, alla fine abbiamo raccolto anche moltissime firme, alcune le voglio leggere perché c'è Alex Zanotelli, ci sono stati anche tra i nostri relatori dei convegni CESP, Alex Zanotelli, Fulvio Vassallo,
Tommaso Montanari, Donatella Di Cesare, Lucio Russo, Carlo Rovelli, Romano Luperini, Geminello Preterossi, questi sono stati alcuni dei nostri relatori nei convegni. Ecco, noi vogliamo continuare a monitorare la situazione all'interno di questo osservatorio che oggi lanciamo e siamo davvero grati ai politici che hanno sostenuto e ci hanno portato fin qui oggi. Vogliamo continuare a monitorare e a raccogliere i dati per presentarli costantemente attraverso dossier che pubblicheremo. Mi fermo qui e lascio la parola a Mariella Sezzu dei Coba Scuola che hanno sostenuto con noi l'osservatorio. Grazie. Salve, non so se l'audio è attivo. È così adesso. Sono ben felice come Coba Scuola di essere qui, nella fattispecie Coba Scuola Cagliari. Sosteniamo con molta convinzione l'opera dell'osservatorio. Siamo partecipi, diciamo, di questo monitoraggio. Abbiamo notato con preoccupazione attività appunto come quella del PCTO svolta nel poligono interforze Salto di Quirra, un poligono militare molto attivo e anche molto discusso e che è stato anche oggetto di una lunga indagine giurisdizionale che si è conclusa con un nulla di fatto, però sappiamo ciò che c'è intorno al poligono interforze Salto di Quirra. C'è una quantità di inquinamento e di ricadute sull'ambiente e sulla salute che sono state anche oggetto di studi scientifici. E hanno anche creato quella cosiddetta sindrome di Quirra. Ecco, va bene, quindi gli studenti sono stati portati lì, studenti di istituti tecnici di Cagliari, per alcuni giorni. Abbiamo anche visto l'esercito fare orientamento in uscita presso classi quinte, sempre di istituti tecnici di Cagliari e Pula e non solo. Ho anche a più riprese, insomma, vedere insomma, esponenti della Marina Mercantile fare qualche lezione in Aula Magna. Ecco, parlo di mie esperienze personali, il panorama non si limita alle mie esperienze, è più ampio. E proprio ci siamo resi conto che c'è la necessità di una raccolta, di informazioni, di una raccolta di dati, di quello che succede, anche proprio per informare, fare un'opera di informazione e anche di richiamo all'attenzione e all'attenzione critica, soprattutto rispetto a queste cose. Ecco che quindi l'osservatorio arriva diciamo veramente al momento giusto. Ecco, forse avrebbe potuto anche iniziare prima, perché il problema non è certo iniziato da oggi. Io lo farei iniziare insomma dall'epoca della buona scuola di Renzi, che inaugura appunto un protocollo tra una possibilità di intese tra il Ministero della Difesa e Miura, che adesso ha cambiato nome, come sappiamo. Va bene, detto ciò, procederei con gli altri interventi. Sì, nei nostri convegni CESP abbiamo invitato anche i ragazzi, gli studenti e le studentesse, quindi adesso abbiamo portato qui due testimonianze di nostri studenti. Buongiorno, siamo due studenti di un liceo della provincia di Roma e vorremmo portare la nostra testimonianza. La cittadina, dove è situato il nostro liceo, è caratterizzata da una forte presenza di complessi militari. Durante il periodo del Covid abbiamo assistito ad una sorta di militarizzazione sanitaria del territorio. Le caserme, infatti, sono diventati presidi sanitari, assumendo la forma di hub vaccinali e centri per il tamponamento. Abbiamo assistito ad un improvviso cedere di ruolo dei tradizionali centri sanitari alle caserme. Mentre i primi, infatti, rimanevano chiusi per l'emergenza sanitaria, le caserme hanno aperto i cancelli alla cittadinanza, occupandosi di tutto il processo che di volta in volta la normativa sul Green Pass richiedeva. Quest'anno, con la fine dell'emergenza Covid, tornati alla normalità, abbiamo assistito ad un nuovo processo di militarizzazione, quello della scuola.
Inaugurato il 4 novembre con un'iniziativa che ha portato alcuni alunni ad assistere all'alza bandiera in una delle tante caserme presenti sul nostro territorio, il processo ha continuato nel mese di dicembre, durante la settimana di cogestione, dove, nonostante la contrarietà di parecchi docenti, è stato invitato a parlare della nostra Costituzione un generale, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. All'interno delle attività culturali che caratterizzano il nostro liceo, abbiamo avuto spesso, tra gli ospiti in sala, un'ingiustificata presenza di ufficiali di vari ordini militari, a volte anche seduti al tavolo dei relatori, nonostante non abbiano dato alcun contributo all'iniziativa. Il fenomeno di militarizzazione è stato tuttavia arginato grazie all'opposizione di alcuni professori e studenti, che sono riusciti a limitarne la presenza. Tuttavia, la presenza delle forze dell'ordine ci sembra stia assumendo un nuovo volto. Se fino ad ora la loro partecipazione è stata passata sotto il canale della formazione, oggi e in futuro il loro intervento sembra essere giustificato dalla ricerca di una maggiore sicurezza. Vorremmo segnalare tre preoccupazioni. Punto primo, la frequente presenza di pattuglie di carabinieri che sorvegliano fuori da scuola o addirittura dentro il cancello l'entrata di noi studenti. Punto secondo, un progetto sul bullismo e cyberbullismo che sembra verrà svolto con la collaborazione delle forze dell'ordine chiamate proprio a nome della sicurezza. Punto terzo, un progetto contro la violenza delle donne che anche questo vedrà la presenza e la collaborazione delle forze dell'ordine. Siamo fermamente convinti, e per fortuna abbiamo con noi una buona parte dei nostri insegnanti, che la scuola, anche quando affronta temi riguardanti la sicurezza, debba mantenere il suo ruolo educativo e formativo, che porti alla crescita di ogni singolo individuo, grazie a percorsi di sensibilizzazione che esulino dai modelli addestrativi come quelli basati sulla concatenazione, legge, reato, punizione. Tra le presenze costanti ai nostri CESP ci sono stati in tutta Italia, ci sono stati il professor Dorsi, ordinario di storia all'Università di Torino, che purtroppo oggi non può essere qui per un lutto familiare, e poi il professor Antonio Mazzeo, che inviterei qui, peace researcher e giornalista, il quale ha monitorato costantemente la situazione della Sicilia e non solo. Grazie. No, sono io che ringrazio voi per la grande opportunità di che mi è stata offerta per poter presentare e relazionare in buona parte dei convegni del CESP. Io credo che sia stato fatto un lavoro straordinario. A conti fatti penso che possiamo dire tranquillamente che questi convegni hanno parlato a più di un migliaio di insegnanti sino a questo momento, ma altri sono stati organizzati per i prossimi mesi. Io ho la sventura di essere siciliano e la Sicilia è stata la regione in cui ha fatto da apripista, in cui sono stati sperimentati tutta una serie di processi, di percorsi che oggi sono purtroppo patrimonio delle scuole d'Italia. Vorrei ricordare che l'Ufficio Scolastico Regionale Siciliano è stato il primo in Italia a sottoscrivere un accordo quadro con l'esercito italiano proprio per far svolgere a centinaia di studenti siciliani l'alternanza scuola-lavoro all'interno delle principali caserme dell'esercito in Italia. Immediatamente dopo c'è stata la Marina Militare, a inizio anno scolastico ha firmato un accordo quadro con alcuni istituti della provincia di Catania per svolgere l'alternanza all'interno della base della Marina Militare di Catania Fontanarossa, che ha un enorme ruolo di tipo geostrategico militare. Purtroppo era già accaduto in passato, ma meno di una quindicina di giorni fa c'è stato un ulteriore salto di qualità con la base di Sigonella, che sappiamo essere una base italiana, statunitense e NATO, che è una base che ha un ruolo geostrategico fondamentale nel conflitto in Ucraina, lo ha rispetto al continente africano, lo ha rispetto al Medio Oriente, è la base da cui quotidianamente decollano aerei a pilotaggio remoto o a pilota che svolgono attività di intelligence nel Mar Nero al confine con l'Ucraina. Pertanto riteniamo essere una base che conferma la cobelligeranza del nostro paese rispetto a questo conflitto. Ebbene, l'aeronautica militare italiana ha sottoscritto un accordo con 7 istituti di tutta la Sicilia orientale per far svolgere da qui alla fine dell'anno l'alternanza scuola-lavoro all'interno degli hangar dell'aeronautica, esattamente in attività di manutenzione con i velivoli da guerra dell'aeronautica.
Quando non sono le scuole siciliane ad andare a Sigonella, sono i Marines USA di Sigonella a entrare nelle scuole. Io direi che sgomitano i dirigenti scolastici di molte province siciliane per averle a scuola, dove svolgono un'enorme quantità di attività, corsi di inglese, corsi di alimentazione, corsi di educazione fisica, attività che riguardano anche il bullismo, che riguardano la violenza sulle donne, che fanno anche da sostegno psicologico agli studenti. Una cosa veramente insostenibile, insopportabile, e riteniamo in profonda violazione a quelle che sono innanzitutto le norme costituzionali, ma riteniamo anche in violazione a quelle che sono le convenzioni internazionali a protezione del fanciullo sottoscritte dal nostro Paese, e in particolare anche un protocollo aggiuntivo che vieta di fatto qualsiasi tipo di relazione tra le forze armate e i minori. Pensiamo al PCTO, ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ma la stramaggioranza di queste attività si svolgono anche con scuole primarie e con scuole elementari, per cui parliamo di una fascia di età dai 3 ai superiori. Concludo, proprio perché ci troviamo a Roma, io esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari dei militari dell'aeronautica italiana che hanno perso la vita qualche giorno fa del 60° stormo di Guidonia. Sono sconosciute le cause tecniche che hanno portato alla collisione di questi due SI Marchetti, due velivoli leggeri. Ecco, esprimo il mio cordoglio, ma esprimo la mia indignazione per il fatto che questi aerei, questo reparto, viene utilizzato da anni per attività, per un progetto nazionale sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e l'Aeronautica Militare, che si chiama Cultura Aeronautica. Gli stessi velivoli, lo stesso reparto, era stato impegnato meno di una settimana fa a Forlì in un progetto che ha visto in 15 giorni 160 studenti delle scuole superiori di Forlì fare queste attività col 60° di Guidonia, e i più meritevoli essere a bordo di questi aerei che abbiamo visto che tragedia. Questo lo dico perché nel momento in cui poniamo il problema enorme della sicurezza, il problema di come il PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, ha già prodotto 3 morti, ha prodotto tutta una serie di questioni drammatiche dal punto di vista della sicurezza, credo che oltre alla questione dell'antimilitarismo, alla questione del rifiuto e del ripudio della guerra, si ponga veramente il problema della totale mancanza di sicurezza all'interno sia delle fabbriche di armi, c'è la vicenda ma non è l'unica, nelle fabbriche di Leonardo Finmeccanica sono tantissimi, si stanno moltiplicando i progetti, e vorrei ricordare che anche la Beretta ha un progetto enorme all'interno di una scuola della Valtrompia, dove già dai 14 anni i ragazzi vengono addestrati alla costruzione e realizzazione di armi leggere. Grazie. Un'altra presenza costante nei nostri convegni CESP, e anche grazie al loro supporto è venuta la raccolta del materiale, e Pax Christi e il Mosaico di Pace. Con noi ha collaborato Rosa Siciliano in alcuni CESP, soprattutto pugliesi. Grazie per essere qui con noi. Anch'io vi ringrazio per questa opportunità e per questo percorso che è nato dal basso, che abbiamo seguito nel corso dei mesi scorsi. Perché? Per due motivi. Vi porto innanzitutto in maniera preliminare il saluto del nostro presidente di Pax Christi Italia, Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Acquaviva e Gravina in Puglia, e vi porto i saluti della redazione di Mosaico, che è la rivista promossa dal movimento fondata da Don Tonino Bello, per cui non potevo che sentire il dovere morale di esserci in questo percorso di base per smilitarizzare le nostre culture, il nostro territorio e ovviamente in primis le nostre scuole e i nostri ragazzi, che ringrazio per la loro forte e bella presenza qui. E quest'anno noi affondiamo come movimento le nostre radici nella Pacem in Terris. Se permettetemi di citare in questo passaggio in un luogo laico, quale questa Camera dei Deputati, perché la guerra è davvero follia, come dice Papa Francesco, alienum est ratione, si diceva in quella enciclica famosa. Se lo è la guerra, lo sono le armi.
Papa Francesco, in questo anno di guerra pericolosissima, drammatica come tutte le altre, peraltro pericolosa perché siamo sull'orlo del baratro nucleare, continua imperterrito a sollecitare l'attenzione, non ideale e teorica, ma concreta e pratica, di una strada alternativa alla guerra. Ecco quindi perché ci siamo. Ci siamo perché le armi devono essere messe al bando, dobbiamo cercare insieme un passaggio perché la non violenza da istanza teorica ideale divenga anche una via praticabile. La soluzione dei conflitti deve essere cercata altrove, può essere una strada politica, e ci siamo perché siamo convinti che la scuola è il luogo in cui educare le coscienze critiche. Già negli anni addietro, parlo nel 95, poi in seguito 2003-2013, Pax Christi ha promosso insieme ad altri movimenti di base, tanti, il Movimento Italiano della Riconciliazione, SOS Italia, una campagna che era abbastanza simile ma con un obiettivo collaterale, diciamo, che si incastrano bene, la campagna Scuole Smilitarizzate, per promuovere dei percorsi di base di educazione alla pace dentro le scuole per docenti, proprio perché si possa uscire dagli slogan e si possa costruire una scuola su contenuti diversi che sono l'educazione alla solidarietà, al rispetto degli altri, la ricerca delle vie di risoluzione dei conflitti in chiave negoziale e politica, la solidarietà, la fratellanza, l'accoglienza dei migranti. Quello che chiediamo quindi oggi in questa sede, insieme a tutte le altre realtà, è la scuola di Don Milani. Fra qualche giorno a Barbiana si terrà un convegno nazionale ricordando proprio Don Lorenzo Milani, siamo all'anniversario di San Massimiliano, primo obiettore di coscienza martire, e Don Lorenzo Milani non solo ha nella nota frase nell'obbedienza non è più una virtù ricordato che il mondo non lo divide, non lo dividiamo neanche noi in italiani e stranieri, semmai in oppressi e oppressori, e stiamo dalla parte degli oppressi. Quello che ci divide non è solo la distinzione del mondo in italiani e stranieri, ma è l'uso delle armi, sottolineava nell'obbedienza non è più una virtù. E le mie, diceva, sono quantomeno migliori delle vostre perché vicine alla Costituzione e al Vangelo, e cioè sono il voto e lo sciopero. Allora noi ci ritroviamo in questa linea e sentiamo di dover seguire i passi di Don Lorenzo Milani, anche perché in un passaggio, non abbiamo il tempo qui stamattina di leggerlo, ma invito tutti a farlo, molto forte, quello che chiede a, in questo caso, i militari e i soldati, proprio anticipando l'obiezione di coscienza, è: che cosa insegnate ai vostri soldati? E cosa gli dite ai vostri soldati? Come rispondete di fronte alle esecuzioni di massa, agli eccidi, all'uso del nucleare, agli errori, alle bombe intelligenti, aggiungerei io, proseguendo il suo elenco. Concludendo infine che la storia di armi le conseguenze ne ha conosciute abbastanza, eravamo negli anni 60, oggi ben peggio. Quello che non hanno conosciuto è l'obiezione di coscienza. Quello che noi chiediamo è una scuola che ci insegnano, una scuola creativa, inclusiva, libera da violenze di ogni tipo, e soprattutto una scuola che anteponga la coscienza critica rispetto a un'obbedienza cieca della legge quando questa violi in maniera palese ed evidente la vita umana e i diritti dell'uomo e della donna. Ci tengo a sottolineare un aspetto: questo osservatorio nasce operativamente per raccogliere materiale, non ha connotazioni ideologiche, siamo diverse sigle, siamo diverse associazioni e nasce dal basso, siamo insegnanti, siamo studenti, siamo studentesse, per cui è davvero un laboratorio che può diventare anche politico. E colgo l'occasione ancora per ringraziare Nicola Bavaro che ci ha dato la possibilità, il nostro contatto per arrivare fin qui, l'onorevole Piccolotti. Ringrazio ancora tutti quanti e vi saluto. Arrivederci. Se ci sono domande, sì, certo, se ci sono domande da parte dei giornalisti risponderemo volentieri. Sentite? Bertoldi, Radio Onda d'Urto. Voi monitorate questo argomento da anni, quindi sicuramente siete abituati a cogliere i cosiddetti segnali deboli. Allora, il nostro ministro Valditara ha avuto, diciamo, l'idea di mettere la parola merito, no? Aggiungere la parola merito, quindi avete raccontato una carrellata di persone che non hanno merito e non hanno competenze a parlare di quei temi che sono più diciamo argomento di psicologi, sociologi e persone esperte. E il segnale debole che vi chiedo è l'altra parola che è stata aggiunta, è quello dell'orientamento. Voi avete notato un salto di qualità su questo tema, quindi
quindi dal basso, dalla scuola dell'infanzia elementare, quindi con gli alzabandiere, altre figure, diciamo, che vengono sdoganate, avete notato un salto di qualità proprio per orientare i ragazzi verso questo futuro nelle forze armate? Antonio Mazzeo. Sì, purtroppo il salto di qualità è enorme. E, se penso alla, quando avevo 18 anni io, l'unica attività di orientamento ci venne fatta al quinto superiore, ci chiamarono in un, per 5 minuti per presentarci che c'era la possibilità di fare un concorso nella Marina Militare. Questa fu l'unica attività. Oggi l'orientamento è a 360 gradi, non è soltanto attraverso la presenza delle forze armate costante nelle scuole di ogni ordine e grado, perché l'orientamento viene fatto anche a partire dalle primarie, è stato istituzionalizzato un orientamento tra la scuola media inferiore e quella di secondo grado, anche perché le forze armate hanno 4 scuole militari e sistematicamente ci sono open day proprio di promozione all'interno di queste. Ma credo che ci sia il salto di qualità, c'è anche nelle finalità, anche negli obiettivi e anche una presenza che ormai veramente è diventata massiccia. E, tra l'altro sull'orientamento credo ci sia un salto di qualità che non riguarda purtroppo soltanto le forze armate, sempre più agenzie private entrano all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e si sostituiscono a quello che dovrebbe essere il compito invece dei docenti, perché è compito della scuola, è compito degli insegnanti, conoscendo le predisposizioni, gli interessi da parte dei ragazzi, indirizzare, indicare quale istituto di secondo grado o quale facoltà universitaria potrebbe essere. Invece c'è una delega a queste agenzie private e le agenzie private ovviamente individuano settori che sono grossi gruppi economici, grossi gruppi transnazionali e ovviamente l'obiettivo delle forze armate diventa, soprattutto in realtà, penso in particolare al mezzogiorno, in realtà che sono fuori dal circuito della produzione industriale, e ovviamente diventa l'unica alternativa, tra virgolette, credibile che viene offerta ai ragazzi. Io sono operato da poco e quindi cerco di parlare. Allora, intanto grazie per avermi invitato, per avermi fatto sapere di questo convegno. Vengo da Vicenza, anche se non sono vicentino, conosco da tempo Michele e mi ha fatto molto piacere recepire alcuni stimoli. Si parla, il tema è operare contro la militarizzazione delle scuole. Scusate, ma sono ho avuto un'operazione recentemente, quindi ogni tanto mi si abbassa la voce. Quando si parla di fatti concreti, tipo le guerre in corso, e citava, mi sfugge il nome in questo momento, chiedo scusa, che di guerre ce ne sono tante. Noi parliamo di quella che c'è in Ucraina, perché è la più vicina e perché è quella che ci fa apparire vicino un rischio nucleare, però io penso che di guerre ce ne siano molte di più, non penso. È un fatto, in Africa, in tanti altri paesi, io penso che il numero dei morti giornalieri forse superi quelli dei morti che ci sono in Ucraina, però non se ne parla perché sono lontane e questo forse è già è un colpa dei giornalisti, è colpa dell'informazione in generale, perché sono guerre che producono i morti. Non voglio allargare il discorso alle guerre, alla fame, che è un'altra guerra, no? Quindi morire di fame non si muore con una pallottola, ma si muore di fame. Fatta questa lunga e logorroica premessa, voglio dire, la smilitarizzazione penso che dovrebbe essere un obiettivo di tutti, ma non può essere applicata, perché questo è il rischio che si corre adesso, a singoli casi. Mi spiego meglio. Oggi si parla molto di non fornire le armi a uno, adesso non voglio entrare nel merito del giusto o del sbagliato, di non fornire armi più all'Ucraina in questo momento. Allora, la domanda che faccio a chi vorrà rispondere è: la smilitarizzazione dovrebbe essere un processo culturale che porti alla smilitarizzazione completa, totale, altrimenti, banalizzo, non fornire le armi a un paese, faccio l'esempio dell'Ucraina ma possiamo farne a meno, un paese invaso da un paese che ha le armi sarebbe destinato al soccombere alla forza delle armi. O noi dovremmo creare una coscienza in cui i popoli non soltanto parlino ma magari
utopia, i popoli vadano in massa in quelle nazioni in cui c'è un'oppressione, c'è una, che non è soltanto quella militare, e vadano e si schierino a difendere con i propri corpi gli attacchi, altrimenti un paese smilitarizzato che deve difendersi da un paese militarizzato rischia di soccombere. Quello che volevo dire, e mi fermo, serve un processo, secondo me, e vorrei una vostra indicazione, promuovere la cultura della smilitarizzazione è fondamentale, ma questa dovrebbe essere proposta e portata a termine a livello globale, che è una cosa enorme. Altrimenti, però, se questo non lo facciamo e lo applichiamo a singoli eventi, noi costringiamo i deboli, gli occupati, ad essere ancora più deboli, perché devono soccombere a chi questi concetti non li applica. Non so se mi sono espresso con questo giro di parole. Sì, su questo argomento lascerei la parola a Rosa Siciliano del Mosaico di Pace, che si occupa da tantissimi anni ormai di queste questioni. Provo a rispondere velocemente, anche se le questioni che lei pone sono tante e complesse. Non entrerei in questo contesto per mancanza di tempo, nell'argomento guerre, che ovviamente è noto a tutti, sono tante. I bambini che oggi vivono in guerra, dico solo questo dato, sono 149 milioni, più di quelli che vivono negli Stati Uniti d'America. Rispetto alla sua domanda, è chiaro che il processo di smilitarizzazione che noi chiediamo e per il quale lavoriamo, ma non solo noi, tante altre realtà di base non, ricercatori, analisti, associazioni, persone, è un processo che è composito, è un puzzle, è un processo che ha bisogno di tutto insieme nello stesso momento. Per quello io sottolineavo, non è solo un'istanza etica che chiaramente è alla base del nostro orizzonte, ci vede accomunati tutti in questo caso, persone, associazioni, politici di riferimento dei nostri, rispetto ai nostri orizzonti, la Costituzione italiana, semplicemente perché siamo tutti in un'Italia che ripudia la guerra e che non vede nelle armi e nella violenza la risoluzione dei conflitti. Le linee guida approvate sull'educazione alla pace e ai diritti umani, approvate nel 2007 rispetto alla scuola pubblica, a un certo punto all'inizio scrivevano: è compito della scuola contribuire a sviluppare la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani. Perché siamo qui quindi, e tornerei sulla scuola, perché non si può giocare sulla pelle dei nostri ragazzi, e in particolar modo quello che sottolineava Antonio Mazzeo, sulla pelle dei ragazzi che hanno meno opportunità degli altri. Questi PCTO o alternanza scuola-lavoro, che dir si voglia, vengono proposti per lo più nelle scuole professionali, se parliamo degli istituti superiori, dove i ragazzi già vengono da situazioni, ecco perché mi collego a Milano, sono i nostri poveri. E allora è la parola che ci farà liberi. In questo caso noi abbiamo la responsabilità di restituire la parola a questi ragazzi perché siano liberi dalla fame, dall'oppressione e dalle armi. Io vengo dal sud. Non si può giocare sulla pelle di un'Italia povera, perché tale è il Sud, che non ha lavoro, dove i ragazzi vengono affascinati in un'età difficile, fragile, per un mondo difficilissimo che gli stiamo presentando, ricattandoli in un certo senso, prospettando l'esercito, la marina o l'aviazione come prospettive professionali. Quantomeno non lo si può fare se non gli spiega che le armi si vengono fatte per ammazzare la gente. Almeno l'onestà intellettuale di spiegare ai nostri ragazzi che tutto ciò che si produce in una fabbrica d'armi o che si usa in una base militare serve per uccidere, e il diritto alla vita è inviolabile. Allora noi crediamo che la scuola deve educare dei ragazzi che amino la vita, che abbiano la voglia e il desiderio di volare alto, cioè di costruire un mondo migliore di quello che noi siamo riusciti a consegnare loro. Sono Liverani di Avvenire, volevo sapere solo di che scuola sono questi ragazzi, di che località. Sì, sì. Ah, va bene, va bene. Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio tutti quanti e approfitto per dire che questi temi, i temi della scuola del merito, i temi della scuola e della narrazione di guerra all'interno della scuola e in generale nella società civile, sono temi di cui noi ci siamo occupati in tutti i nostri CESP, diffusi in tutta Italia, le cui registrazioni sono a disposizione sui nostri canali social della COBAS Scuola regionali o provinciali, ma soprattutto colgo l'occasione per lasciarvi alcuni recapiti social e per
segnalare tutte le iniziative che all'interno delle scuole si svolgono in collaborazione con forze dell'ordine e militare. Il nostro contatto è Cobas Scuola, Cobas Area Nazionale, @gmail.com. In ogni caso abbiamo anche una pagina Facebook e una pagina Instagram, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Saranno accettate e saranno... Adesso distribuiremo un dossier ai giornalisti per diffondere questa prima raccolta di dati. Grazie ancora a tutti quanti, ai giornalisti e alle giornaliste e a chi ci ha ospitato. Arrivederci.